22 maggio del 2023. Siano lodati, oggi e sempre, i santissimi nomi di Gesù, Giuseppe e Maria. Santa Rita d'Acacia. Io ho avuto la fortuna o il privilegio di essere presente un anno, molti anni fa, il 22 maggio. C'è la chiesa, sta arrivando di popolo, piccola, volendo. E c'è una piazza che è come un corridoio pieno di gente. E su una collina bisogna salire con l'ascensore o a piedi, girando la collina abbastanza alta. Ma dove è nata Rocca Morena ancora più alta. È nata Rocca Morena nel 1381, si chiamava Margherita Lotti, morta a Cascia nel 1457. L'icona che la ricorda consiste di avere una spina nella fronte, le rose e le api che sono state presenti alla nascita, api bianche, alla morte api nere. Sappiamo la storia, la vedova, due figli che sono morti magari prematuramente per la peste e il marito ucciso. Le more che non volevano riceverla, ma miracolosamente è stata ricevuta e è stata monaca agostiniana, che penitente e anche generosa con i poveri. Il Vangelo di oggi è di San Giovanni, capitolo 16, versetti 29, 33. In quel tempo dissero i discepoli a Gesù: ecco, ora parli apertamente e non più in modo velato. Ora sappiamo che tu sai tutto, non hai bisogno che alcuno ti interroghi. Per questo crediamo che sia uscito da Dio. Rispose loro Gesù: adesso credete? Ecco, viene l'ora, anzi è già venuta, in cui voi vi disperderete ciascuno per conto proprio e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto questo perché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazioni, ma abbiate coraggio. Io ho vinto il mondo. Parola del Signore, lode a Dio Cristo. Mi piace ripeterlo e farlo notare che Giovanni, quando scrive le cose, li riporta sempre con ironia. I discepoli hanno sempre dubitato, hanno sempre domandato. Questa volta dicono che credono che, lui, che Gesù è venuto fuori da Dio perché sa tutto, fa tutto. E Gesù amabilmente, ma anche severamente, dice: ora credete, mi lascerete solo, vi disperderete. E ve ne andrete per conto proprio e mi lascerete solo. Ed è successo. Stato abbandonato completamente, rinnegato, tradito, ma soprattutto abbandonato, eccetto Giovanni, la Madonna e alcune donne. Dice: ma io non sono solo, rimango solo, non rimango solo, perché il Padre è con me, e io sono sempre col Padre. Dobbiamo sottolineare questa consapevolezza di Gesù.
che in tutta la sua vita non ha avuto mai paura, perché è unito al Padre. Anche nell'ora tremenda del Getsemani è unito al Padre. E conclude: voi avrete tribolazione, ma non temete, io ho vinto il mondo, ho vinto. E le tribolazioni ce le abbiamo anche noi oggi, e interne e esterne, però Gesù ha vinto e noi possiamo seguirlo docilmente e con gioia, perché nonostante tutto, per noi è la vittoria. Con Gesù si vince, senza Gesù si perde. E noi non vogliamo perdere. Chi vuole perdere? Vogliamo vincere. Vincere sulle tentazioni. Vincere sui nemici amandoli di più. Vincere tutte le difficoltà. Perché Gesù è con noi. E sempre cammina con noi. Alleluia. Gesù ha vinto con la sua morte, risurrezione e ascensione. Anche noi vinciamo con Lui, se lo seguiamo nel percorso che ci ha indirizzato, ci ha indicato. Ci sono le tribolazioni, gioie e dolori, la morte, ma poi c'è la risurrezione e anche l'assunzione. L'ascensione, Lui è asceso, la Madonna è stata assunta, anche noi saremo assunti in corpo ed anima, gloriosi e splendenti. Il Signore sia con voi, il Signore vi custodisca e vi protegga, il Signore faccia risplendere su voi sua volta e vi dia la sua misericordia, il Signore volga il suo sguardo verso di voi e vi dia la sua pace e la benedizione di Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discende su di voi e con voi rimanga sempre, specialmente su quelli che soffrono di più, negli ospedali, sotto le bombe, scattati, disoccupati, carcerati, abbandonati, seviziati, violentati, e chi ce ne ha più ne metta, guanti, orrori, perché attraverso la nostra testimonianza trovino pace e la vittoria di Gesù sul peccato e sulla morte. Ci facciamo aiutare dalla Vergine Maria Immacolata, San Giuseppe, San Francesco, San Antonio e Santa Rita. E tutti i santi, gli angeli, con la capo San Michele Arcangelo, San Gabriele e San Raffaele. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia.